consigliere Cocortu, è appena finito il sopralluogo della commissione urbanistica per il nuovo stadio del Cagliari, più i dubbi e le perplessità che sono emerse dal sopralluogo che, diciamo, le definitive, il definitivo progetto. Però secondo lei a che punto è l'iter e quanto manca per appunto la votazione definitiva? Ah, ci siamo detti che entro lunedì 18 novembre andremo a dare un parere della commissione urbanistica. Sicuramente dal sopralluogo di oggi è stato più evidente come questa proposta di variante crei delle complicazioni preoccupanti per l'iter di realizzazione del nuovo stadio, in quanto si vincolano alcune opere strategiche come la realizzazione dei parcheggi necessari per lo stadio all'abbattimento del viale Ferrare, a recuperare delle aree che dovranno seguire un iter di opera pubblica che conosciamo non avrà tempi rapidi. Quindi la nostra preoccupazione è questa e faremo delle proposte in commissione per individuare delle soluzioni che facciano in modo di andare sicuramente più rapidi per poter raggiungere l'obiettivo di avere un nuovo stadio al più presto per la città di Cagliari. Lei in commissione settimana scorsa aveva parlato della possibilità con questa proposta per il Cagliari di dover giocare diverse partite fuori come era successo in passato a Trieste. Ecco, c'è concretamente questo pericolo per il Cagliari, quindi di abbandonare la Sardegna? Secondo me non c'è la volontà, però credo che sia importante che l'amministrazione assuma la responsabilità di trovare e mettere a disposizione la società e il Cagliari Calcio di rimanere a giocare per tutto l'iter di costruzione a Cagliari, perché un progetto così complesso può prevedere degli imprevisti. Noi pensiamo che sia opportuno prevedere anche quei possibili imprevisti e dare una possibilità anche nel periodo provvisorio di non ancora realizzazione dello stadio, di continuare a giocare a Cagliari.